Allora, adesso facciamo una espressione, è aritmetica o no? No, No, è un'espressione algebra. algebrica. Algebrica. Da cosa lo vediamo che è algebrica? Perché i numeri Da sono numeri relativi. relativi, hanno una parte di segno, una parte di valore assoluto. Allora, applichiamo la regola dei segni, andiamo a vedere quali sono i segni nella somma algebrica che derivano da queste due cose. Allora, più 7 resta, fra meno e meno Ci va più. più, perché sono segni concordi o discordi? Concordi. Concordi. Fra più e meno ci metto, Meno. perché sono segni, fantastico. Discordi. E fra meno e più sono discordi anche questi, ma alla rovescia, meno che questa. Allora adesso ho riscritto la espressione senza parentesi. Più 7, più 11, meno 9, meno 10. Andiamo a vedere cosa fa più 7, meno 11. Sembra un'espressione aritmetica. Dove l'ho Due fatto? numeri positivi, resta positivo e si va a finire a 18. 18. Riscrivo il resto dell'espressione, meno 9, Meno 10. meno 10. Allora, in questo caso invece le cose cambiano. C'è un positivo, Mamma c'è mia. un negativo. Chi vince fra i due? Mamma mia. Guarda, fra 18 e 9 chi vince? Positivo. Vince il positivo, vince il caldo, quindi c'è più come risultato finale. Di quanto vince? Di 9. Vince di 9. Più 9, Meno meno 10. 10, uguale. Adesso fra questi due, qual è il valore che vince? Il più o il meno? Fra più 9 e meno 10? Vince il meno, ma di poco, cioè Di 1. di 1. Il risultato di questa espressione Meno 1. è 1 negativo, meno 1. Allora, ricapitolando, abbiamo 1, abbiamo tolto le parentesi, tolto le parentesi. 2, abbiamo messo il segno che risultava, poi abbiamo fatto le somme algebriche una a una e poi quarto abbiamo trovato il risultato. E alla fine il risultato meno 1. Ok? Adesso vai a farla con calma, seguendo il video, ma facendo i passaggi uno a uno.